Gianni Colacione dalla sala qui di Torre Argentina, dove ormai si è chiuso il Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Siamo in compagnia di Michele De Lucia, tesoriere di Radicali Italiani, e gli chiediamo un pochino in modo abbastanza generico, perché i tempi sono scarsi, una considerazione un po' generale. Gli attacchi sono stati molti, molte polemiche, anche sulle questioni economiche e così via. Come ne sei uscito, Michele? Guarda, io sono piuttosto soddisfatto, nel senso che sarebbe stato un comitato duro, era evidente, come si dice, ampiamente prevedibile e quindi previsto. Però devo dire che, a parte l'inevitabile fase di... ma davvero non cerco il termine giusto, perché rispetto profondamente il comitato e tutti i suoi componenti, quindi... ma era chiaro che, essendo questa la prima e a lungo l'unica sede in cui molti dei compagni si possono esprimere, è ovvio che poi ogni giramento di vario ordine e grado, quindi sia alcuni molto fondati, sia altri totalmente infondati o recapitati all'indirizzo sbagliato, era chiaro che comunque si sarebbero concentrati tutti qui. Penso che giorno dopo giorno, e a maggior ragione nella fase delle votazioni, quando poi ciascuno si doveva assumere una responsabilità più concreta, più puntuale, anche rispetto a quello che aveva detto nel corso del proprio intervento, primo, secondo, terzo, eccetera, alla fine poi credo che le votazioni abbiano sostanzialmente rispecchiato una valutazione della situazione molto più aderente alla realtà di quanto non fosse stato fatto prima, e credo che anche le repliche abbiano avuto una qualche utilità da questo punto di vista, perché qui nessuno si è sottratto, io non mi sono sottratto. Buongiorno Michele, io penso che effettivamente ne esce fuori una, a prescindere dal merito, ma comunque sia un luogo dove è ammesso il dibattito, dove soprattutto in questi momenti dove ci sta un certo, insomma, dissenso da parte della base, è una casa questa qui di Radicali Italiani dove c'è possibilità di dare, insomma, anche sfogo a quelle che sono legittime anche proteste senza magari capo né coda, perché anche quello poi, insomma, rientra nell'umanità delle persone, mentre magari in altri posti, sempre in ambito radicale, non c'è questa possibilità. Ma in parte l'ho detto anche nella mia replica. L'appello finale che vorrei fare, ringraziandoti anche per questo spazio, per questa possibilità di parlare che Liberi TV mi dà, è questa. Io ho chiuso la mia replica dicendo che ciascuno di noi ha un bivio davanti, se va da una parte gioca a risico, se va dall'altra fa politica. Spero che cercheremo tutti, nell'interesse generale, di fare politica e non giocare a risico. Grazie Michele De Lucia.